Buonasera, ben trovati, nuova puntata di Nero su Bianco. Torniamo a parlare di sanità dopo che a marzo c'erano stati gli stati generali della sanità, la prima edizione, erano venuti fuori dei temi e allora, così come aveva fatto proprio una settimana fa il Comune con il Sindaco Ghinelli e l'assessore Tanti, tracciando anche un bilancio a distanza di due mesi, vogliamo un po' fare la stessa cosa per capire insomma in che cosa magari la situazione può essere migliorata, quali sono magari ancora i problemi. Abbiamo proprio il Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, bentornato. Diamo anche il bentornato al dottor Massimo Gialli, direttore del presidio del San Donato, buonasera. E David Faltoni, buonasera. E Piero Franchini, buonasera. Che sono qui buonasera. Sempre con noi. Allora, Sindaco, io direi di riguardare, di rivedere proprio il servizio che abbiamo fatto a marzo, soprattutto ascoltando le parole che ci aveva detto il dottor Enrico Desideri. Questa è una riforma sanitaria, qualcuno ha detto è arrivata 5 anni prima di quanto sarebbe dovuto, ed è vero, perché in realtà il territorio non era preparato a ricevere questa riforma fatta in questo modo. È Arezzo, il primo capoluogo toscano ad interrogarsi sull'applicazione della riforma sanitaria che ha portato dal 1 gennaio 2016 alla costituzione in Toscana di 3 grandi nuove aziende USL, una per ciascuna area vasta. Arezzo è finita con Siena e Grosseto in quella della Toscana Sud-Est, diretta da Enrico Desideri. Un bilancio che è stato tracciato in una lunga giornata di confronto gli stati generali della sanità ospitata dal Teatro Petrarca di Arezzo. Medici, amministratori e cittadini, tutti hanno portato il loro contributo per capire e superare le criticità. Un cittadino italiano è finanziato il suo sistema per 2.300 euro in media. Un cittadino tedesco o francese per 4.300. Allora è inutile cercare di colpevolizzare a destra e a sinistra. Abbiamo bisogno di cambiamento, di innovazione e abbiamo bisogno anche finalmente di un finanziamento di questo sistema, e questo è un take home message per il nuovo governo. Quindi la palla non è a Firenze ma è a Roma. Esattamente, perché se vogliamo dirlo, allora la regione Toscana è quella che ha avuto i migliori risultati d'Italia, e questo lo dice il piano nazionale esiti e non è che lo dice l'ultimo politico che passa di qua. Allora, era un'intervista di marzo, però va sempre bene perché il nuovo governo, non c'è quindi va bene comunque per il nuovo governo quando ci sarà il governo. Esatto. Allora, chiedo al Sindaco Ghinelli che cosa si può dire a 2 mesi di distanza. Voi avete fatto un comunicato in cui avete ribadito il concetto del no a quella che così simpaticamente viene chiamata la aslona, perché voi dite da quando sono state accorpate le aziende sanitarie c'è stato un oggettivo peggioramento. Ma direi che da allora di grossi cambiamenti non ce ne sono stati. C'è stata un'assicurazione da parte del direttore generale di Area Vasta, che un po' era stato anche annunciato in quella sede, circa dei finanziamenti strutturali per il San Donato che dovrebbero portare a un miglioramento delle condizioni di esercizio di quella struttura, secondo un progetto di adeguamento ai tempi correnti appunto del San Donato, viste le esigenze che si sono modificate negli anni. C'è stata anche, se non ricordo male, ma potrà essere più preciso di me il dottor Gialli, un'assicurazione sui livelli occupazionali e sull'incremento di personale che arriverà ad Arezzo. Resta il fatto che comunque il rapporto dipendenti degenti o viceversa degenti dipendenti di Arezzo, di Siena e di Grosseto ci vede ancora penalizzati rispetto soprattutto a Siena. Cioè lo schema di funzionamento dell'area vasta continua ad essere, e forse deve essere, perché alla fine il fatto che il perno di tutta l'area vasta sia al Policlinico di Siena ha un significato preciso, perché al Policlinico c'è la parte universitaria che non c'è né a Arezzo né a Grosseto. Però di fatto noi ancora oggi abbiamo un deficit di personale e anche strutturale, visti anche i recenti pensionamenti che ci sono stati nella nostra struttura sanitaria, che in questo momento non ci vedono in condizioni di erogare i servizi in maniera compiuta rispetto alla domanda dell'utenza. Nulla di irriparabile, però secondo me occorre un impegno più preciso da parte della direzione di Area Vasta, per far sì che su Arezzo vengano dirottati e maggiori finanziamenti
e maggiori risorse dal punto di vista umano. Mi riferisco al personale paramedico, ma anche al personale medico e soprattutto ai coordinatori dei vari reparti che progressivamente sono andati in pensione. Qualche cosa di cambiato c'è stato, però in questo momento ci sono, se non ricordo male, almeno 3 facenti funzione al San Donato rispetto ai primariati che sono andati in pensione. Quindi l'auspicio è che si arrivi rapidamente a una definizione dei responsabili, anche perché sono aree di grande rilevanza rispetto alla domanda di servizi degli utenti, e quindi diciamo che la situazione è più o meno la stessa di 2 mesi fa, non è che è cambiata tantissimo. Allora, sentiamo il dottor Massimo Gialli su alcuni dei temi che ha sollevato il sindaco. Beh, intanto parto da questo ultimo, così partiamo subito con una rassicurazione. L'azienda intende investire in nuovi primariati sostituendo tutti quelli che sono andati in pensione. I tempi sono lunghi, purtroppo, perché noi non possiamo gestire i concorsi in proprio, ma dobbiamo rivolgerci a un altro ente che è Estar, però, tanto per essere, come dire, ancora più rassicuranti, diciamo che nel 2018 noi avremmo a porre chiusura su questa sostituzione dei primariati in gran parte dei casi, se non in tutti. E tra pochi giorni, a metà di giugno, ci sarà il primo dei concorsi di un primariato che era vacante, ovvero quello del laboratorio, e poi seguiranno successivamente il concorso per la chirurgia generale, visto che il dottor Ceccarelli è transitato in un'altra ASL, ma poi dopo avremo ancora il concorso per tutti gli altri carenti, fino ad arrivare alla nefrologia, che è andata in pensione da pochi giorni, neanche un mese, il 31 aprile, la neurologia, nello stesso periodo è andato in pensione il dottor Bianchi, che ringraziamo, così come ringraziamo tutti gli altri colleghi che per anni hanno servito questa azienda. Quindi tutti i primariati in cui adesso noi abbiamo un facente funzione lo facciamo per necessità, ovviamente, perché ci serve da avere un punto di riferimento di responsabilità e una referenza organizzativa all'interno della struttura, perché non si vada allo sbando. Però tutti saranno regolarmente sostituiti da direttori di unità operativa complessa. Vado da Davide. Come vedi questa situazione anche dell'ospedale di Arezzo, e anche come vedi questo interesse che questa giunta ha mostrato su questo settore, no? È stato tra quelli dove non ci sono stati forse maggiori prese di posizione. Sì, allora prima però mi piacerebbe un'altra fare. Allora, quando abbiamo parlato di questa trasmissione si sperava ci fosse il governo, il cosiddetto Salvi Maio, e quindi il contratto in essere, no? Sì. Allora mi piacerebbe chiedere ai nostri due interlocutori, lì in quel contratto c'è scritto che praticamente uno degli obiettivi è quello di togliere la politica dalla gestione sanità. Della sanità, e soprattutto delle nomine dei dirigenti, dei primari e tutto questo. Ecco, che cosa ne pensate? Ora, a parte il fatto che non si sa che fine fa questo contratto, ma se fosse entrato in vigore e l'avessero applicato, pensate che sia una cosa positiva o preferite l'attuale situazione? Sindaco? Cioè, se ti rispondo preferisco l'attuale situazione, come rimani tu? È evidente. Cioè, allora, questo richiede una riflessione un pochino più ampia, non si risponde con... La politica nella gestione sanitaria non ci deve entrare. Il fatto che ci sia entrato... E invece c'entra, ma lo sappiamo benissimo che c'entra, non ci nascondiamo dietro un dito. Poi c'è la buona politica, la politica mediocre e la cattiva politica. Sì. Diciamo che non abbiamo i livelli di inefficienza o di clientelismo che c'è nelle regioni meridionali, fatemelo dire, cioè la Toscana al fine ha una sua dignità, però non c'è dubbio che il lavoro che viene fatto dalla regione, che è l'organo che di fatto poi informa le aziende sanitarie rispetto agli obiettivi, rispetto alle risorse e quindi bene o male alla fine rispetto anche alle posizioni, una interessenza della politica c'è, non ci deve essere, il merito conta, ma purtroppo non conta solo quello. Ma quello che io lamento soprattutto, quindi esco un po' dalla domanda che mi ha fatto,
è il clima che si respira. Cioè, allora io ora farò il provocatore e domando al dottor Gialli, che è un buon amico da tanti anni, quindi non mi posso accanire più di tanto contro di lui: ma perché uno come Ceccarelli va via da Arezzo e va a Foligno? Ce lo siamo domandato. Perché altri primari, mi risulta, stiano valutando, primariati di peso, interessanti, importanti, con un bel curriculum, stiano valutando l'opportunità di andarsene? A mio modo di vedere, la nostra ASL, il nostro San Donato, perché poi a quello mi riferisco prevalentemente, evidentemente non è in grado, ma non per demerito vostro, perché non vi danno risorse, non vi danno strumenti, cioè non è in grado di essere attrattivo per personalità di spicco che siano in grado di produrre una crescita del nostro sistema sanitario. I professionisti sono tutti bravissimi, però quelli più bravi, guarda caso, più se ne vanno. Ma perché? Sentiamo. Ma, ora fare delle gradatorie di merito, se è più bravo Ceccarelli o più bravo chi c'era prima, chi c'era dopo, non lo vorrei fare. Io personalmente ho parlato col dottor Ceccarelli per cercare di capire meglio, perché a volte dietro una richiesta di partecipare a un concorso in un'altra azienda ci può essere una velata, come dire, domanda per ottenere dei benefici, in termini ovviamente, sto parlando organizzativi, non di altra natura, organizzativi e professionali. E il dottor Ceccarelli, nella maniera più spontanea, e non posso che credere a quello che mi ha raccontato, mi ha detto che lui, per lui Arezzo era solamente una tappa intermedia rispetto a un percorso professionale che lui nella sua mente aveva già disegnato, e quindi questo passaggio verso Spoleto era un passaggio intermedio ancora, perché non è neanche la sua destinazione finale. E ovviamente quindi il fatto che lui fosse originario di quelle terre ha fatto capire che in questo passaggio intermedio perlomeno forse guadagnava qualcosa in termini di qualità di vita. In altre situazioni io ritengo che il nostro ospedale sia ancora un ospedale fortemente appetibile, e ogni volta che noi abbiamo dei concorsi di primariati da fare abbiamo l'interessamento da parte delle università, da parte di altri ospedali che ci pongono di fronte alla una lista di possibili potenziali candidati di tutto rispetto. Quindi non sono d'accordo che venire da Arezzo non rappresenti un'attrazione nei confronti dei bravi professionisti. Invece, se posso fare una chiosa rispetto a quello che si diceva prima, che ha detto prima l'amico, vorrei distinguere quelle che sono le figure di direzione alta, ovvero il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore sanitario, che essendo a nomina di una struttura politica, qual è la regione, ovviamente devono essere scelti con un gradimento da parte di chi li nomina. Però quello che è importante è che vengano scelti da una rosa. Si ferma lì la politica o scende? No, la politica si ferma lì. L'importante... I primari non li sceglie la politica? No, assolutamente. No. I primari c'è un concorso... Non ci mette nemmeno la bocca? Assolutamente no. Ci possono provare. Può darsi che il nostro carissimo sindaco sia una persona che conosce e mi dica «Oh, insomma, come va? Quello lì va bene». Però il concorso oggi più che mai, è un concorso che si basa su valutazione di curriculum, su delle prove, e quindi sono richieste delle attitudini primariali che sono un po' differenti rispetto a quello che erano in precedenza, perché adesso il primario è il primo livello di manager, quindi deve avere anche delle capacità relazionali, di saper fare squadra, perché un bravo professionista capace a fare squadra non è la persona che serve a noi, si autoesclude in poco tempo. Ci fermiamo un secondo e poi ripartiamo. Andiamo su Bianco, stiamo parlando di sanità. Allora, Piero, hai sentito il primo giro, quindi arrivano delle risposte comunque dall'azienda, intanto abbiamo sentito in termini di personale. Sì, noi da tempo che abbiamo appunto affrontato questo argomento, di quanto pesavano le scelte politiche appunto sulla nostra sanità. E secondo me pesano, e pesano tanto, anzi, secondo me troppo. Perché? Perché noi vediamo che certe volte appunto le cose sono penalizzate
fatti dalle scelte politiche, come ad esempio quelle di aver fatto la Slona, come quelle per dire di avere ecco, indicato certe volte certe cose. Io a qualcuno di quelli nominati appunto dalle regioni ho detto che li chiamo i raccontatori di novelle, perché spesso e volentieri è successo che di fronte a cose che sono state dette poi realizzate mai una, oppure tutto va bene e invece purtroppo non è così. Allora io dico che è vero che quello che si diceva, che in Germania si spende molto più appunto pro capite per la sanità, però è anche vero che bisogna vedere i servizi che vengono dati. Spesso e volentieri noi vediamo, ci troviamo, per dire, nonostante che noi, lo dico anch'io, che è tra i migliori ospedali d'Italia, penso, il nostro ospedale, quindi, però ci sono delle carenze, magari, ecco, che spesso e volentieri, se andiamo a analizzarle, sono dovute a scelte politiche che secondo me non ne giustificano la necessità. Quindi ecco, io appunto volevo capire se effettivamente, ecco, si sente all'interno di queste strutture il peso appunto della politica, tra virgolette, il peso nel senso che non è che c'è i fucili puntati, no? Però ecco, tante volte magari, ecco, se le scelte, come poi vediamo, no? A livello di tutte le cose che ci sono, vediamo questo governo che da 3 mesi che non si riesce a farlo, tutte queste scelte che poi la politica non riesce a concludere, per dire, ecco, quindi come è possibile pensare che poi ci siano delle menti così eccelse che le cose funzionino, quando non riescono nemmeno a far funzionare le loro organizzazioni? Già. Rispondo sì. Io? Ma insomma, io posso dire la mia opinione. Evidentemente la Regione è un organismo politico che è lì per fare delle scelte, che possono essere scelte di lungo o medio termine, scelte anche a breve termine. Su queste scelte si può essere d'accordo o non essere d'accordo. Nel nostro caso il sistema è il sistema sanitario regionale, noi siamo dei funzionari del sistema sanitario regionale, pertanto ci dobbiamo allineare. E quando la Regione fa una delibera, una legge, per noi è legge, ok? Quindi si può avere un'opinione contraria, ma al momento in cui la Regione scende di fare l'Aslone, noi cerchiamo di far funzionare al meglio l'Aslone, sperando che poi la scelta sia assolutamente giusta. Però volevo ricordare che noi siamo forse in questa situazione a rappresentare un equilibrio intermedio, perché da una parte il direttore generale, essendo nominato dalla Regione, ha degli obblighi e dei vincoli nei confronti della Regione, e questi sono tradotti in termini di obiettivi misurabili con degli indicatori. Però al tempo stesso noi cerchiamo di fare anche una politica di prossimità, e quindi abbiamo molto a cuore i suggerimenti, il punto di vista, i pareri che i sindaci delle nostre zone, nei permanenti incontri che facciamo, periodici incontri che facciamo, ci mettono in evidenza. Devo dire che talvolta anche i sindaci, pur essendo espressione locale, si fanno un po' strumentalizzare, quindi finisce che ci pongono di fronte a dei suggerimenti che non sono espressione di un reale bisogno della popolazione a cui sono preposti, ma quanto piuttosto di qualche collega che cerca in qualche maniera di trarne un vantaggio. Però noi abbiamo una visione d'insieme, quindi cerchiamo di mantenere l'equilibrio. Però è molto importante, perché noi, essendo una via di mezzo tra un livello regionale e un livello locale, dobbiamo essere molto sensibili al punto di vista dei sindaci, che rappresentano appunto la comunità, la cittadinanza a cui sono rivolte i nostri sforzi assistenziali. Visto che si parla di questa Slona, in Consiglio regionale il capogruppo di Forza Italia, Maurizio Marchetti, ha dato i dati del, bisogna considerare che è il primo bilancio post riforma, quindi è il bilancio 2016, quindi non si può fare raffronti ovviamente fino agli anni, ai prossimi anni non si potrà vedere ovviamente con più dettaglio la situazione, però considerando il 2016 questi sono i passivi. Per la ASL Toscana Nord-Ovest il passivo è di 43 milioni, per la ASL Toscana Sud-Est è 21, per l'ASL Toscana Centro 17.
e dice Marchetti che il collegio sindacale per l'ASL Toscana Sud-Est guarda con preoccupazione alla situazione della liquidità, rilevando come l'azienda sia in costante anticipazione di tesoreria, con squilibrio dovuto per la maggior parte all'ammontare dei crediti vantati proprio nei confronti della regione, tuttora non liquidati, mentre risultano falliti gli obiettivi per i dispositivi medici e la spesa farmaceutica ospedaliera. In buona sostanza, a fronte di maggiori costi, diceva sempre Marchetti di Forza Italia, si sono avuti minori rimborsi con effetti negativi sul bilancio. Quindi diciamo i primi numeri, ovviamente sono numeri parziali e forse anche che dicono poco, però sembrano dare ragione a quello che, alle perplessità che voi avete sollevato fin dall'inizio. Diciamo, io volevo tra l'altro rientrare un po' anche nella domanda che è stata fatta prima, sì. Cioè, che poi è in linea anche con quanto sostenuto dal capogruppo di Forza Italia in Regione, e cioè i rapporti tra politica e struttura organizzativa dell'ente, diciamo, di area vasta. La politica, la buona politica, dovrebbe essere un sistema che opera delle scelte sulla base di un pacchetto di conoscenze tecniche che non gli sono proprie, che gli pervengono dalla parte tecnica che comunque a loro risponde, e danno degli indirizzi politici. Poi dagli indirizzi discendono a sua volta a cascata sulle varie strutture le organizzazioni. Allora, a livello sanitario, o comunque sì, sanitario in generale, la politica regionale non è stata molto a sentire i desiderata dei sindaci. Faccio un esempio per tutti, che non ha una rilevanza per quello che riguarda il sistema di ospedaliero, ma quello di assistenza alla persona sui territori. La zona distretto di Arezzo è stata a un certo punto messa insieme alla zona distretto del Casentino e a quella della Valtiberina. Anche ora. Lo è tuttora. Lo è tuttora. Sull'argomento non soltanto il sindaco di Arezzo, ma e non soltanto tutti i sindaci della zona aretina, ma anche i sindaci del Casentino e i sindaci della Valtiberina hanno chiesto a più riprese, per iscritto, in maniera molto accurata, all'assessore di ridividerci, perché i temi di Arezzo sono troppo diversi da quelli del Casentino, quelli di Casentino sono troppo diversi da quelli della Valtiberina. Tant'è vero che quando si va alla conferenza zonale e alla conferenza zonale integrata, di fatto poi si discutono o i problemi di Arezzo, o i problemi della Valtiberina, o i problemi del Casentino, perché sono affatto unificabili. A fronte di un'assicurazione dell'assessore regionale che avrebbe spacchettato questa riunione che aveva fatto per diminuire le zone distretto dalle originarie, non mi ricordo quant'erano, a 23 o qualcosa del genere, ci avrebbe dato contezza e ci avrebbe spacchettato. Questo risale agli inizi dell'anno, poi siamo arrivati vicino alle elezioni e l'assessore disse: ma fatemi scollettare le elezioni, non è se succede qualcosa, si è scollettato le elezioni e non è successo nulla. Ora si aspetterà le amministrative, vediamo se dopo le amministrative ci darà retta, però ecco, questo è quell'orecchio proprio tappato della politica che non dico per interesse, per l'amor di Dio, ma per un equilibrio interno di tipo manuale Cencelli, evidentemente in questo momento le fa comodo di tenerci tutti uniti. E non fa bene. E non ci fa bene, non fa bene a nessuno. Cioè, allora, la assistenza sanitaria della zona di Arezzo, correggimi se sbaglio, è tra le migliori dell'intera Toscana, a prezzi assolutamente ragionevoli. Casentino ha altri temi e non ce la farà mai a mettersi in pari con quella che è il sistema assistenziale aretino. Non abbiamo nessuna intenzione di ridurre i nostri servizi per aumentare il Casentino, ma nemmeno loro ce lo chiedono. Altrettanto dicasi con la Valtiberina, che senso ha metterci tutti nello stesso concone? Sì. Non si è risparmiato niente, si è soltanto fatto un bel po' di confusione. Ma tornando alla questione dell'economia, sono numeri. Mi dicono soltanto che c'è una sofferenza, che ci sono anticipazioni di cassa perché è la regione che non liquida. Io capisco anche che tutto questo sistema sia molto complesso e che di fatto la regione abbia molto probabilmente difficoltà a seguire queste aziende di grandi dimensioni, non lo so qual è il motivo che ci sta alla base, però questo sta a dimostrare, se ce ne fosse bisogno, che il disegno organizzativo di area vasta che la regione ha messo in piedi ormai 4 anni fa, che poi è diventato legge soltanto, cioè è diventato operativo dall'inizio del 2016, se non ricordo male, di fatto è un sistema complesso, forse non adattabile alle nostre realtà territoriali. Io dico anche, ho sostenuto e continuo a sostenere,
che la Regione ha fatto questo cambiamento forse in anticipo rispetto a quello che doveva essere il rafforzamento territoriale sanitario. Forse a quel punto si sarebbe riuscito a ottenere una vera integrazione e un funzionamento a rete, perché mi dica se sbaglio, il dottor Gialli, ma secondo me il funzionamento a rete ancora non c'è. Non si riesce a farlo funzionare bene, è molto complesso e chi poi ne paga da ultimo le conseguenze è l'assistito, che è costretto o a spostarsi, di sicuro a spostarsi, talvolta anche con delle difficoltà a vedere accettata una sua prenotazione in un ospedale diverso da quello di riferimento, dove non conosce nessuno, dove si muove molto male, dove il livello informativo è per antonomasia e per definizione carente, altra cosa messa in luce dagli stati generali della sanità, e sono il mio pallino personale da prima che diventassi sindaco, il sistema informativo per l'utenza deve migliorare, dottore. Assolutamente. Deve necessariamente mettere in condizione l'assistito del sapere sul fatto che deve sapere perché gli viene fatta una terapia, quanto tempo gli dura, quali sono le attese e nei confronti delle attese come si deve comportare. Perché oggi il malato aretino ha un buon servizio ma non è consapevole, perché non riesce ad avere le informazioni giuste. Allora, se vuole rispondere. Sì, sono assolutamente d'accordo su questa conclusione. E noi siamo consapevoli che il momento di comunicazione e di informazione nei confronti dei cittadini è un momento fondamentale perché si possa fruire correttamente di quei servizi, perché sono inutile organizzarsi bene se poi dopo in qualche maniera non siamo trasferiti. Quindi su questo dobbiamo lavorare tanto e possiamo migliorare. Sono altrettanto d'accordo sull'affermazione che ha fatto il sindaco in merito ai tempi. Forse questa riforma, con un pochino più di tempo di preparazione, avrebbe sortito effetti migliori e maggiore consenso. Su quello che riguarda invece l'aggregazione, io vorrei fare un distinguo, perché mentre per quello che riguarda le zone di stretto, l'unire le tre province ha scontato dei livelli di organizzazioni molto differenti tra una provincia e l'altra. Basti dire che da noi, quando ci siamo uniti, avevamo già 9 case della salute e a Grosseto ce n'era una e una nella zona di Siena. Quindi c'è un'evoluzione assistenziale nel territorio molto differente. E quindi a questo poi ha pesato molto anche una difficoltà, come dire, logistica, territoriale, territorio vastissimo, infrastrutture di collegamento praticamente inesistenti. Mentre devo dire che per quello che riguarda la rete ospedaliera le cose vanno meglio, perché nel nostro territorio abbiamo 13 stabilimenti ospedalieri molto differenti tra di loro per caratteristiche, si va da piccolissimi ospedali di 20-30 posti letto che tuttavia noi vogliamo tenere in piedi perché garantiscono una tutela di prossimità nei confronti di un territorio che avrebbe difficoltà a raggiungere un ospedale più grande in tempi. Però questi 13 stabilimenti li abbiamo organizzati in 6 presidi. Per esempio, nella nostra zona il presidio di Arezzo San Donato è insieme agli stabilimenti di San Sepolcro e di Bibbiena. Non per esercitare un'egemonia dal punto di vista culturale o scientificato, ma proprio per permettere a questi ospedali più piccoli di poter contare su una rete strutturata di collegamenti e di percorsi che favoriscono i cittadini di queste due zone che non avrebbero gli stessi servizi della loro zona di poterne utilizzare appieno ad Arezzo. Torniamo subito, tra poco. Eccoci tornati, stiamo parlando di sanità. Adesso, nelle scorse settimane anche la CISL, i sindacati spesso sono intervenuti in tema sanitario, soprattutto la CGIL, nelle ultime settimane anche la CISL ha voluto dire la sua. Sentiamo un attimo. Ma anche il personale, i servizi così ne soffrono. Si torna a parlare di liste d'attesa, questa volta sul piede di guerra la CISL che prende posizione in riferimento a quanto registrato all'ospedale Santa Maria della Gruccia e al San Donato di Arezzo. La nostra organizzazione sindacale più volte intervenuta per segnalare all'azienda ASL Toscana Sud-Est forti preoccupazioni per la mancanza di personale e i ritardi nel garantire il turnover delle varie categorie professionali, dagli infermieri agli OS ai tecnici di radiologia. Questo quanto dichiarato da Luciana Lapis,
segretaria CISL Funzione Pubblica Sanità. Abbiamo fatto anche presente che per dare un servizio adeguato per le prenotazioni e l'informazione agli utenti serve anche potenziare la rete CUP. Purtroppo ribadiamo che senza personale non è possibile garantire servizi sanitari efficienti e l'aumento delle liste d'attesa ne è una conseguenza. Dobbiamo mettere il personale in condizione di lavorare in tranquillità e sicurezza, prosegue Luciana Lapi, nel pieno rispetto della normativa europea sull'orario di lavoro, convinti che solo così le nostre strutture sanitarie potranno dare un servizio puntuale e professionale ai cittadini che ne hanno bisogno, bisogni che con l'invecchiamento della popolazione sono sempre più numerosi e complessi. Il nostro impegno, conclude, non verrà meno. Vogliamo procedure chiare che valorizzino l'apporto di tutte le figure professionali, non solo quelle mediche, ed una equa assegnazione delle risorse da parte dell'azienda ASL e della Regione. Il problema è sempre quello delle risorse. E, ecco, questo delle liste d'attesa, che è un altro dei tormentoni, tra virgolette, che ovviamente in parte è un'esigenza, diciamo, sentita dai cittadini. C'è chi dice che poi questo può costringere a rivolgersi alla sanità privata, poi ovviamente avere un appuntamento tra molti mesi se uno ha bisogno, no? Chiaramente questa tentazione ci può essere, sempre che la persona se lo possa permettere. Ecco, si può intervenire, oppure si è arrivati, cioè, a un livello talmente alto come numero di prestazioni che con le risorse a disposizione, il personale a disposizione, è sostanzialmente quasi impossibile intervenire più di tanto della riduzione. È un problema che da tutte le parti si ripresenta, perché con l'aumentare della domanda evidentemente è una corsa al riarmo. Quindi noi, per esempio, negli ultimi 2 o 3 anni, e quello che dico lo possiamo documentare con numeri, abbiamo aumentato, ci siamo impegnati per cercare di andare dietro alla risposta e abbiamo aumentato del 18% il volume di prestazioni ambulatoriali. Parlo in particolare per Arezzo. Si tenga presente che si stanno parlando di volumi estremamente grandi. In tutta l'area vasta nostra noi garantiamo 11.500.000 prestazioni all'anno di carattere ambulatoriale. Quindi sono numeri veramente straordinari. Come dicevo, le politiche per abbattere le liste d'attesa sono varie. Aumentare un po' la produzione, in questo caso noi l'abbiamo fatto, e questo ha portato come beneficio che un aumento delle prestazioni erogate nei 15 giorni canonici del 41%, ma sono da perseguire anche altre strategie che sempre noi ripetiamo, quelle dell'appropriatezza, perché sinceramente se non c'è una collaborazione con la medicina generale che possa garantire un filtro di appropriatezza, finisce che noi ci spormoniamo per aumentare e moltiplicare le nostre prestazioni, molte delle quali sono assolutamente ingiustificate. Quindi da parte nostra c'è uno sforzo e contiamo molto anche nella distinzione tra quelle che sono prestazioni da garantire con la dovuta e adeguata urgenza in relazione al bisogno del cittadino, rispetto a quelle che sono invece prestazioni che si fanno per controllo, che possono essere programmate. In questo senso stiamo adottando la classificazione per priorità, che permette al medico di medicina generale, per molte prestazioni, di barrare nella ricetta se si tratta di una prestazione da richiedere con urgenza oppure entro breve tempo, differibile, insomma così, scandagliando differenti risposte. Ma è molto importante anche il progetto di dove si prescrive e si prenota, perché quello ci consente a dare una risposta immediata al cittadino che esce dallo specialista, va allo sportello, il medico gli ha detto la voglio da vedere tra 15 giorni, lui va a prenotare e lo sportellista gli dice guardi che il primo appuntamento è tra 2 mesi. Allora lo stesso sportellista o lui o l'help desk, insomma, che fa questa parte qui, si rimette in contatto con lo specialista e chiede: dottore, quello che lei voleva in 15 giorni lo abbiamo a 2 mesi, ci vuole veramente 15 giorni o va bene anche 2 mesi? Se dice va bene 2 mesi si va avanti, se invece dice no deve essere visto entro 15 giorni. Allora la nostra struttura riorganizzata in modo che quello possa avere la risposta. Quindi questo è un sistema che in tempo reale garantisce al cittadino di avere un tempo adeguato rispetto a quello che è il bisogno. Davide, ci si lamenta, ecco, comunque di un'eccellenza, e come diceva il dottor Gialli, a volte può capitare che la politica o l'amministratore, diciamo, attacchi
il mondo sanitario per ragioni, diciamo, non tanto sul contenuto, ma diciamo per ragioni politiche, oppure la situazione è oggettivamente difficile? Ma, allora, io parlo anche per esperienza personale, ho avuto bisogno di fare un laser agli occhi, io penso veramente una giungla, un inferno, perché tra andare dal mio dottore a chiedere la visita dello specialista dell'ASL, poi lì sono dovuto andare in via lì all'ex, dove è l'Inps, come si chiama, in via Guadagnoli, da lì sono dovuto andare poi a fare intervento al San Donato. Ma a detta così sembra semplice, invece no, perché ogni volta sono dovuto passare dal CUP, poi a pagare al CUP, poi la dottoressa mi fa la visita la prima volta e mi fa la richiesta dell'intervento e io devo tornare al CUP. Io dico, cioè oggi è talmente tutto informatizzato, cioè ci venite a dire avete fatto questa mega ASL per risparmiare eccetera, ma non è possibile che quel dottore che mi fa la richiesta mi faccia anche la prenotazione, cioè sarà scritto, io ci sono andato immediatamente e chiaramente mi ha fatto la prenotazione, ma che senso ha? Me la poteva fare nel computer lo stesso dottore? Chiaramente non lo può fare perché non l'avete messo in condizioni, così come i pagamenti, se io faccio un pagamento o con la carta di credito o online, ma non mi mandate al CUP, mi date un codice, io me lo pago da me, cioè... perché è la stessa identica cosa. Ecco, per fare, io non so, ma ancora non mica finito, perché mi hanno fatto la richiesta per tornare dopo 6 mesi a fare il controllo, ora io devo ripartire con tutti, con tutta sta trafila, cioè, io veramente credo che sia, chiaramente, per me c'è uno scopo ben preciso, è di spingere la gente, anche perché poi costa, ogni volta che ognuna di queste operazioni ha avuto un costo, quindi non è che è tutto gratis come si possa immaginare, ha un costo, io pago tutti gli anni, secondo me tante tasse, e vabbè, pagherò anche il ticket, va bene, se lo devo pagare, però mi sembra quasi una spinta di dire, ma sai che vai in una struttura privata, che lì tutti questi problemi ce l'hai, come si è già detto altre volte, lì chiami anche al telefono, anzi sono loro che ti chiamano, ti cercano, ti ricordano, cioè, capito? Ti seguono tutto lungo il tuo percorso, di qua un inferno, perché poi tutte le volte ho sempre trovato qualcosa al CUP che non funzionava e quindi sarà formato delle file allucinanti, torni, una volta mi è toccato tornarci il pomeriggio per fare il pagamento, perché non si riusciva a pagare, allora io credo investite su questo, ma rendete la cosa semplicissima invece che così assurda, ma che non so, come l'altra cosa che voglio dire, che ho notato, che quando si va a fare le prenotazioni, ho visto nella stessa prenotazione che magari prima mi è stata prenotata la visita a San Sepolcro, poi viene annullata, non ho capito, e poi allora e dopo la posso fare a Arezzo. Cioè, ma anche questa finzione, cioè, voglio dire, ma perché ci dobbiamo prendere in giro? Cioè, ma perché... Perché voi, io capisco, sarà la politica che vi mette in queste condizioni, però io dico che voi che amministrate queste strutture, ma dite le ste cose, indipendentemente, per questo io ho detto prima, forse la politica sarebbe bene veramente che uscisse, perché come si fa il manager, io poi già anche questo, chiamare manager uno che gestisce un ospedale mi viene, mi si rizza i capelli, perché secondo me la sanità dovrebbe essere non attività imprenditoriale né un'azienda, quindi dovrebbe servire solo per le necessità e non certo come le aziende vanno a stimolare i bisogni dei cittadini, quindi io la vedo anche sotto questo profilo, ma a parte questo dico fatelo presente, è vero, ci sarà l'anziano che poretto non riesce a usare i mezzi informatici o tutto, ma chi lo può fare fateglielo fare. Perché io per fare un semplice laser in un occhio ci ho dovuto perdere io non so quante ore. Ma sui tempi quanto l'hai fatta questa cosa? Ah, è iniziato il percorso. Io, cioè dopo quanto te l'hanno dato questo? No, io avevo l'esigenza, è maturata anno scorso di gennaio-febbraio, sì, l'intervento l'ho fatto a marzo dell'anno dopo. Dell'anno dopo. Sta parlando di patologie che non sono urgenti, a rischio nazionale urgente, perché, va bene. Però è sicuramente patologie di nicchia che richiedono una tecnologia particolare che non è diffusa in tutti gli ospedali, per cui si concentrano i pazienti su Arezzo e ci sono una serie di problematiche. Fortunatamente non si muore di miopia o di altri problemi del genere e si può.
Ne ha dette così tante che mi diventa difficile ricordare. Diciamo l'eccessiva burocrazia, no, no, ecco, lì ci stiamo lavorando. Questo dove si prescrive e si prenota è un po' l'anticamera della possibilità che ha il medico di medicina generale di prenotare direttamente accedendo a lui alla agenda CUP. Quindi dovrebbe in parte venire incontro a quello che diceva. Però sempre per quello che riguarda i tempi, noi non si può sempre solo guardare la nostra disgrazia, dobbiamo anche confrontarsi con altre realtà. Noi accogliamo migliaia di pazienti tutti gli anni che vengono da noi a fare la cataratta perché da noi il percorso è più semplice e più veloce che nelle altre aziende. Vengono dalle aziende limitrofe e questo ci crea anche una complicazione perché in qualche maniera ci aumenta il volume di attività e quindi può diluire anche i nostri tempi d'attesa, però è una libera scelta quindi non si può rifiutare. Ma bisogna anche, come dire, confrontarsi con altre situazioni perché dire che per un laser cimere si aspetta un anno, lo dobbiamo verificare. No, ma io quello non l'ho detto perché sì. Mi è stato detto fin dall'inizio che non c'era urgenza, quindi, anzi certo. Mi hanno detto se non si era nemmeno visitato, che non se ne accorgeva, ma poteva anche aspettare. Indubbiamente quindi, però quello che la pubblica amministrazione ha bisogno, in particolare anche le aziende, è quello di svecchiarsi un pochino nei percorsi, adeguandosi a quelli che non sono percorsi più attuali, insomma più accessibili anche con tecnologie innovative. Noi ci stiamo provando, ma la macchina è grossa e i cambiamenti sono molto lenti. Vi è poi un altro punto, dottore, sul quale vorrei appuntare l'attenzione, ed è quello delle patologie complesse. Io ho la sensazione che nella nostra struttura ospedaliera, a fronte di professionalità veramente molto elevate, di cui ringrazio sinceramente l'azienda e vorrei che facesse di più per tenerle presso di noi e non lasciare che si allontanassero per motivi di carriera, però che ciascuna specialità lavori un po' a compartimento stagno rispetto a quelli adiacenti. Quando io feci questa domanda al direttore Desideri, lui mi disse: è vero, le patologie complesse sono un tema, però il livello di coordinamento deve essere messo in capo a colui che ha del paziente tutte, la conoscenza di tutte le patologie e anche perché lo conosce storicamente, cioè il medico di famiglia. Ora, a me sembra che questo schema, ma lo dico da povero ingegnere di provincia, non possa essere uno schema che funziona bene, per un semplice motivo. Perché il medico di famiglia, che oggettivamente è quello che ha la miglior conoscenza del paziente che ha una patologia o più patologie contemporaneamente, e con l'allungarsi della vita questi casi aumentano enormemente, non ha un livello di gerarchico nei confronti della struttura sanitaria. Quindi come può lui coordinare in termini di tempi, di terapie, di esami, quello che in realtà sta tutto dentro il San Donato? A mio modo modestissimo di vedere, dovrebbe essere individuata una specialità prevalente che sulle altre fa... È così. Ma ha detto un altro modo di dire. No, è così. Cioè, allora, diciamo che intanto quello che il sindaco sta raccontando è la teoria su cui si fonda un modello organizzativo che si chiama day service. Il day service praticamente è una risposta ambulatoriale complessa di confronti di quei pazienti, e oggi in ragione dell'età che è cresciuta diventa sempre più frequente che un paziente sia cardiopatico ma abbia anche problemi respiratori, ma abbia anche problemi agli occhi, ma abbia anche il diabete e via dicendo. Quindi il day service vuol dire che il medico di medicina generale, a fronte di una problematica complessa che quindi non si sostanzia in un singolo accesso ambulatoriale, avvia al medico specialista tutor perché prende in carico il paziente. In genere il tutor è quello che segue la patologia prevalente in quel soggetto. E questo medico tutor ha a sua disposizione una serie di pacchetti di prestazioni all'interno del quale sono prevedibili tutti i passaggi che un paziente di quella complessità possa aver bisogno. Quindi vale sia per accertamenti diagnostici strumentali, vale anche per consulenze e visite nei confronti di altri specialisti che insistono in quella malattia. In questo senso quindi è lui stesso che sulla base del bisogno clinico del paziente individua gli accertamenti, le visite specialistiche e il personale che lavora dei service provvede a prenotare le singole. Quindi si toglie il paziente dall'impasse di essere rimbalzato da un ambulatorio a quell'altro, si mette in mano a una
persona che li organizza, possibilmente accorpandoli di modo di fargli perdere meno tempo, tutte queste prestazioni. Alla fine il medico tutor raccoglie tutte le varie relazioni, tutti i vari esami e stila un documento finale che è destinato al paziente e se lui vuole anche al proprio medico di medicina generale. Scusa, per finire, sì, perché probabilmente non vorrei far passare il dottor Desideri, lui voleva dire che il medico di famiglia è il medico gestore, soprattutto per le patologie croniche. Allora, questo sistema è così importante, quello del deservice che ho detto, che noi abbiamo messo nel nuovo regolamento che abbiamo stilato adesso in occasione della Aslona, anche la possibilità di pacchetti a cui possa accedere direttamente il medico generale. E questi sono proprio dei pacchetti specifici, il medico di medicina generale, sì, il medico di famiglia che si chiama ufficialmente medico di medicina generale. E questi sono soprattutto pacchetti che ruotano su quelle, su quelle problematiche di cronicità che appunto sono oggetto del chronic care model e che quindi lui può in una prima fase percorrere in maniera autonoma e se non è sufficiente appoggiarsi poi allo specialista. L'ultima pausa. E eccoci tornati all'ultima parte di Rosso Bianco, Piero. Sì, dunque io ritorno un po' alle cose che sono state dette durante questo iter, diciamo, che sul quale abbiamo affrontato più volte il discorso sanità. Le case della salute. Ecco, io sono state spese tante parole, no, che avrebbero dovuto sopperire in qualche modo a certe cose che secondo me invece effettivamente non è successo così, perché ad esempio sarebbe dovuto avvenire che l'impatto ai pronto soccorso sarebbero dovuti diminuire, invece questo non mi risulta. E io che mi ero preso un po' a cuore questo discorso delle case della salute, sono andato più volte a chiedere. Hai fatto un tour tra le case della salute? No, per così, insomma, diciamo, a sentire se la gente era soddisfatta o meno. E io vi dico la sincera verità che ne ho trovate pochissime della gente soddisfatta. Perché? Perché chiaramente si devono affrontare in certi casi, per dire, percorsi lunghi per andarci, come ad esempio io nel mio caso, per dire, da Castiglio Picocchi devo andare a Subiano, insomma, ecco, per dire. E ci sono una serie di cose appunto che non so poi alla fine se hanno veramente portato benefici o no. Secondo me no, perché ecco, diciamo che la gente era più contenta quando c'aveva il suo medico. E probabilmente, cioè, che magari lo so che tutto cambia, però ecco, le cose secondo me dovrebbero cambiare in meglio. Tant'è vero che ora se ne parla un po' meno, no, delle case della salute. Si sono fatte, si sono messe lì, ora lì, sono in un settore dormiente che probabilmente fra qualche tempo se ne riscoprirà, perché chiaramente la gente sarà arrabbiata, ritornerà alla carica e quindi ecco, vediamo un po'. Risulta che abbiano migliorato alcune cose che poi dovevano migliorare, come quella ad esempio dell'assalto che avviene al pronto soccorso, perché di solito certe volte abbiamo detto che arrivano proprio, sì, le grandi ciurli, no? Sì, colpa anche della gente che ovviamente lo prende. Sì, però c'è lì anche, sì, l'altra cosa, che è quella delle lunghe attese. Certo. Che le lunghe attese, perché la gente lì, sì, mi sento male, mi hanno dato l'appuntamento fra 6 mesi. Sì, è una conseguenza. Sentiamo il dottore. Ma ora, sulle case della salute sarebbe stato. Non è la sua competenza. La dottoressa Valeri, certo. O la dottoressa Canaccini. Beh, io credo che sicuramente le case della salute non sono state inventate e adottate nelle aziende per controbattere esclusivamente il problema del pronto soccorso, perché sono un modello organizzativo che deve dare una risposta territoriale molto più completa e complessa rispetto a quello che dava prima il singolo medico. Fisicamente sono degli ambienti in cui operano le AFT, ovvero delle aggregazioni funzionali territoriali dei medici, che sono gruppi di medici che si consorziano tra di loro. E il fatto di essersi consorziati insieme e di poter agire all'interno di uno stesso ambiente, secondo me, è già garanzia di risposte
favorevoli dal punto di vista dell'utenza, perché per esempio l'apertura degli ambulatori è molto più ampia rispetto a quella che è l'ambulatorio del singolo. C'è la possibilità da parte dei medici che sono consociati in AFT di mutuarsi nella disponibilità, nel senso che se uno va e l'ambulatorio del proprio medico è chiuso, può rivolgersi a quello del collega e avere la stessa cosa. Sono collegati tra di loro, hanno un database in comune, per cui non è che se uno va da un altro medico è un perfetto sconosciuto, perché il medico può in qualche maniera risalire alle sue necessità. Quindi danno un'apertura e una disponibilità al pubblico molto più ampia rispetto all'ambulatorio dei singoli e permettono una serie di relazioni molto più complesse degli altri. Per esempio adesso una cosa nuova che vorremmo sperimentare, ma non mi voglio addentrare più di tanto, è quella degli ambulatori integrati, strutturati, in cui praticamente all'interno di queste AFT ogni medico segue un po' la sua vocazione professionale, per cui se c'è chi gli piaceva o perché magari la specializzazione in diabetologia diventa un po' il referente del gruppo per quella malattia, lo stesso vale lo pneumologo, lo stesso vale l'altra specialistica, e in qualche maniera si crea all'interno dell'AFT una maggiore disponibilità per una prima valutazione del bisogno del paziente. Se poi il bisogno del paziente è concreto e reale, è quel medico che ha già fatto da filtro, perché essendo già specialista o comunque conosce meglio la materia degli altri colleghi, che contatta lo specialista di riferimento ospedaliero e insieme dopo visitano il paziente. Quello che noi vogliamo fare con questa organizzazione è potenziare una risposta territoriale che fino ad oggi è stata meno presente e meno organizzata rispetto a quella ospedaliera. E il fatto che la gente continui ad andare all'ospedale è proprio per il fatto che l'ospedale fisicamente è un luogo che tutti sanno dov'è, sanno cosa fa e cosa, ecco, sanno cosa si trova. Ancora nella organizzazione territoriale questo sviluppo non c'è stato. Sempre questa mancanza di le case della salute dovrebbero servire in qualche maniera a favorire questa organizzazione di assistenza sanitaria e territoriale. Volevo portare un attimo in chiusura su un aspetto non legato direttamente all'assistenza sanitaria, che è quello anche della sicurezza all'interno dell'ospedale, perché ogni tanto ci arrivano foto di persone che bivaccano, di storie di furti, di persone che entrano, dormono all'interno, anche al pronto soccorso spesso ovviamente il personale ha a che fare, come le cose capitano a Saione, magari durante un poco magari chiediamo al sindaco anche qualcosa, no? Sugli ultimi... La sanità di Saione. No, la sanità di Saione no, però su quelle ultime vicende. Quindi quello che vediamo poi in città a volte magari anche una trasposizione nell'ospedale, ecco, sulla sicurezza, come voi la percepite all'interno dell'ospedale? La sicurezza è un problema molto importante che ci viene segnalato dai cittadini e anche dai nostri stessi operatori che si trovano purtroppo coinvolti spesso in episodi, insomma, indesiderati come quelli di dover pregare una persona che si è accampata dentro l'ospedale ritenendo che fosse un albergo di dormire lì e di evitare che dormire lì. Ora, il problema è che rispetto a queste posizioni, a questi atteggiamenti di questi clochard, insomma, chiamiamoli come si vuole, è difficile dare una risposta organizzata, perché quando noi chiamiamo la polizia ci viene risposto che non esiste più il reato di accattonaggio, per cui se questo diventa aggressivo li dobbiamo chiamare e loro interrompono. Molesto, scusami, termine sbagliato. No, ma... altrimenti loro non possono fare niente. Possono venire lì una volta, due volte, lo accompagnano alla porta e dopo due ore ritornano lì un'altra volta. Quindi noi organizziamo delle squadracce interne per cui la sera ci mettiamo i cappucci e andiamo in giro a prendere, a buttarli fuori, o dobbiamo insieme trovare delle strategie che impediscano questi bivacchi. C'è da dire che purtroppo alcune aperture, essendo un ospedale, è impossibile blindarle e quindi le possibilità di entrare, ma il nostro ospedale è un ospedale che per sua connotazione strutturale ha una serie di possibili ingressi, alcuni molto reconditi, per cui non è difficile che qualcuno di questi arriva la notte, scardina, entra di notte da una entrata secondaria sotterranea, e poi dopo
trova il sistema di database. Noi ci andammo nel 2007, tanti anni fa, facemmo questo viaggio sotto, poi furono catalogate tutte le porte. Il problema è che una parte dell'ospedale è proprio aperta, proprio per natura. No? Quindi, adesso però, siccome il problema è molto sentito, e questo non è solo la sicurezza nei confronti dei senza tetto, ma insomma anche di certi atteggiamenti che a volte la gente esasperata manifesta al pronto soccorso dando proprio fuori di testa, adesso il dottor De Seri proprio in questi giorni ha autorizzato di estendere la presenza del vigilante nelle 24 ore. Questa è una grande notizia, sì, perché noi prima potevamo contare sulla presenza del posto di pulizia, però anche loro per riduzione di organico sono presenze molto rarefatte. Quindi adesso il dottor De Sederi ha autorizzato di portare il vigilante, che è già presente adesso alcune ore in orario notturno, lo vorremmo estendere a 24 ore. E farà un servizio interna? Assolutamente, fa un servizio di ronda, soprattutto avrà un cercapersone o un telefono dedicato con il quale in qualsiasi posto si possa creare una situazione di disagio, lo chiamano e lui interviene e speriamo che ci possa aiutare a risolvere. Lo stesso può chiamare rinforzi nel caso che sia da convincere proattiva il soggetto ad allontanarsi. Allora, per chiusura chiedo al sindaco, Saione è stato al centro di varie vicende nelle ultime settimane, la chiusura del Bar Europa, l'ultima rissa che c'è stata in Via Piave, anche in questi giorni un altro blitz della municipale Via Nazario Sauro, proprio in queste ore. È un quartiere che è tornato caldo, no? È caldo, sta arrivando. I blitz, ovviamente, la parte repressiva è chiaramente molto importante, e chiaramente non può bastare quella. Ecco, come sindaco è preoccupato dell'andazzo che il quartiere sta prendendo? Ma ora non voglio fare dare messaggi sbagliati, però la preoccupazione io ce l'ho. Ce l'ho perché purtroppo ancora il quartiere non è arrivato a un punto di equilibrio. Ne parlavamo proprio ieri in Consiglio Comunale. Il quartiere è popolato da etnie diverse, per la gran parte del tutto pacifiche. Etnie che si trovano lì da tanti anni, che hanno figli nati ad Arezzo, che studiano ad Arezzo, che lavorano ad Arezzo, quindi nessuna questione. Ci sono però indubbiamente anche delle punte di criminalità e microcriminalità in alcuni punti, e mi riferisco sostanzialmente a Campo di Marte, all'edificio ex Standa, talvolta via Piave, qualche volta in via Tagliamento, cioè da vicino alla stazione. Insomma, La stazione è un attrattore, ma è anche il veicolo attraverso il quale arriva evidentemente le sostanze che poi vengono spacciate. Cioè, non è che voglio ricondurre tutto a questo, però c'è un significativo spaccio di droga nel quartiere di Saione, più che altrove. Allora, quando si fa un'azione contraria alla legge penale italiana, si confronta sempre una domanda con un'offerta. Noi diamo in questo momento conto di ridurre, noi intendo le forze dell'ordine coordinate dal prefetto, di ridurre l'offerta per quindi stroncare il traffico. Di fatto però c'è una domanda. Anche preoccupante, esatto, questo è quello che mi preoccupa a me. Cioè la nostra città evidentemente, in misura maggiore o minore, fa uso di sostanze stupefacenti. E allora su questo non si interviene certamente con la repressione, ma si deve intervenire con i programmi, che però sono di lungo periodo, per, tra virgolette, la rieducazione sociale dei soggetti. Non ti diverti solo bevendo, non ti diverti soltanto assumendo sostanze, ci sono modi che la mia generazione conosce per divertirsi in maniera più sana. Esatto. Però sono programmi di lungo periodo sui quali comunque l'amministrazione insieme alla ASL, insieme alla prefettura è impegnata. Purtroppo nell'immediato non c'è altra medicina che quella di intervenire e intervenire in maniera radicale per ridurre questa brutta cosa che è il traffico di droga. Quello che io noto, e che costa sempre meno, tra l'altro. È questo il problema. Quello che io noto, essendo nella zona, quindi, è chiaramente quello che appunto le nostre leggi non aiutano, cioè vale a dire questo discorso della modica quantità. Sì, è vero. Quindi ecco, cosa fanno? Cosa hanno capito loro? Che io non ne porto più 20 grammi io da solo, ma organizzo 20 persone che ne portano un grammo. Quindi arrestato e poi gli lascio niente. Quindi lo trovano la modica quantità, e quindi però
diciamo che dopo magari nei vasi o nelle fioriere. Io credo che questo sia un problema non solo di Arezzo, ma è un problema di molte città italiane, è un problema di una società che ha dei momenti di lassismo che producono questi effetti, rispetto ai quali le leggi sicuramente sono molto permissive perché sono garantiste. Io credo che se si riesce a votare delle leggi che consentano una riduzione rispetto a questa detenzione della minima quantità per il consumo, si vada verso una scelta di civiltà e mi auguro che il prossimo governo in questa direzione vada. Invece quello vecchio... però diciamo... posso chiedere che se, ma, un giudizio su, visto che se ne è parlato, su Mattarella? Mattarella è il presidente degli italiani e come tale va rispettato. Ma... ci sono due piani che bisogna distinguere, fatemelo dire, un piano istituzionale e un piano politico. Nel piano istituzionale lui ha fatto quello che il Presidente della Repubblica poteva fare, perché il governo, i ministri vengono nominati dal Presidente della Repubblica su indicazione del Presidente del Consiglio incaricato. Quindi lui ha fatto quello che poteva fare. Secondo me ha commesso un errore a livello politico, perché non ha validato uno schema che aveva una maggioranza e che, se sottoposto alle Camere, avrebbe avuto un consenso. E lo ha fatto giustificandosi, sicuramente in maniera del tutto sincera, io do la massima fiducia al nostro Presidente, lo ha fatto dicendo: io ho badato all'interesse degli italiani e ai loro risparmi, cioè a non indebolire i risparmiatori, perché quella nomina astrattamente avrebbe potuto comportare qualche cosa. Di fatto purtroppo si vede che il risultato della sua scelta va esattamente nella direzione opposta, perché questa incertezza, questa mancanza di un governo, questa difficoltà diciamo di tipo gestionale del nostro paese sta comportando l'aumento dello spread, sta comportando la riduzione degli investimenti in Italia, sta comportando l'esatto contrario per il quale lui non ha fatto quella nomina. Quindi io non so come andrà a finire, perché è tutto un movimento, non so neanche cosa è successo oggi, perché ho avuto impegni di vario tipo, di tipo istituzionale, e non ho potuto sentire nemmeno un gazzettino. Però questo paese ha bisogno di un governo, ne ha bisogno rapidamente, perché siamo nelle mani del Signore per quello che riguarda le sanzioni che l'Europa è in grado di metterci dall'oggi al domani, se non prendiamo una drastica iniziativa sulla riduzione del debito pubblico che deve prendere un governo. Grazie al sindaco Alessandro Ghinelli, grazie al... Sì, posso spendere 30 secondi per ringraziare il sindaco, non personalmente ma per quello che lui rappresenta, perché insieme a lui, insieme all'assessore Tanti, stiamo facendo anche una politica di alfabetizzazione, creiamo molte situazioni con le quali vogliamo cercare di informare i cittadini appunto sulla salute, su come mantenerla, che è il nostro primo obiettivo, perché noi vorremmo che la gente non si ammalasse, e quindi questo di per sé rappresenterebbe un successo anche dal punto di vista economico, perché oggi curare la gente è molto. Quindi un ringraziamento sentito per questa iniziativa che lui e l'assessore Tanti hanno fatto degli Stati Generali, e soprattutto per questo senso di vicinanza che, a fronte di punti di vista a volte differenti ovviamente su alcune scelte, però noi sentiamo che il nostro sindaco e l'assessore ci sono accanto per il bene del cittadino. Grazie. Grazie a Davide Faltoni, grazie a Piero Franchini, e ci uniamo alle condoglianze che la ASL ha fatto per la scomparsa del medico del 118 Emanuele Ricci, questo incidente tragico a Camaldoli, e ci uniamo davvero con profonda partecipazione. Ci rivediamo la prossima settimana.